Pronti, pronti, pronti per presentare il corso di dance aerea con la docente di danza, mia ospite oggi anche Federica Tini Brunozzi. Ciao, sì. Ciao Federica. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutte e due voi. Allora, Silvia Miluzzi. Sì. Ciao. Ciao. Siete anche in diretta a Facebook se volete salutare i nostri amici. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Ci siamo, due bellissime ragazze, devo sottolinearlo, complimenti. Grazie. Grazie, Safi. Allora, dunque, Federica Tini Brunozzi è responsabile del settore danza. Eh sì, mi hanno dato questa incompensa. Quindi tu sei ballerina e tu ti occupi però di danza per i piccoli, per i grandi, per i medi, giusto? Sì. E di questo ne parleremo in maniera molto dettagliata la prossima settimana. Sì, 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 sì. Se non sbaglio, parleremo del gruppo. Dimmelo tu, Federica, perché io vado un po' a ricordo di quello che mi hai detto. Allora, prima portiamo i piccolini, poi i medi e poi i grandi e me li porto tutti quanti qua. Tutti insieme? Tutti quanti insieme. Va bene. Tre step. Prima i piccoli, poi i medi e poi i grandi. Benissimo. Invece Silvia Miluzzi è della sezione proprio danza aerea, quindi una parte particolare, no? Sì, 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 sì. Raccontacela. Allora, la danza, i tessuti aerei intanto nascono come disciplina circense. Eh sì, infatti. E poi è una disciplina che invece appunto è stata presa in considerazione anche dalle palestre, dalle scuole di danza. È questa è una danza che ovviamente sfida un po' la gravità, quindi è una danza che si fa sospesa in aria e è una serie di transizioni e di figure che appunto si fa legandosi con questi due nastri che sono i tessuti e al corpo e, con nodi, con passaggi, e si fanno delle bellissime figure nonché delle bellissime cadute. E oltre ai tessuti c'è anche l'amaca che è uguale ai tessuti, ci si possono fare tantissime figure, tantissimi esercizi di stretching. Infatti l'amaca è già un attrezzo più alla portata di tutti, mentre già i tessuti è un po' più faticoso perché comunque bisogna arrampicarsi e magari non è proprio alla portata di tutti. Silvia, ci vuole una preparazione particolare? Allora, in realtà è una disciplina, come a differenza di quello che tanti pensano, è veramente una disciplina che possono fare tutte le persone. Ci sono diversi modi di farla, quindi ci sono le persone che magari non hanno alle spalle una preparazione sportiva, che possono comunque farla e farla in un modo più appunto avvicinandoci allo stretching, quindi un modo molto più leggero. Esatto. Se invece poi una persona ha alle spalle una buona preparazione fisica, può farlo in maniera molto più spinta e quindi lì ci avviciniamo anche molto più appunto allo stile circense. Però no, assolutamente è una disciplina che veramente possono fare tutte le persone, anche di diversa età. A me stessa è capitato di avere una signora di 70 anni addirittura, corso. Sì, quindi sì. Non ci vuole una grossa muscolatura. No, assolutamente no, perché poi alla fine quando uno capisce la tecnica è tutta una questione di leve, è tutta tecnica e non sempre c'è bisogno della forza bruta. E invece quando magari andiamo a vedere al circo queste cose bellissime, no? Di queste ballerine, si rimane un po' senza fiato. Certo. Perché è davvero molto bella. E andate a vedere il video, vuoi dirlo tu Silvia? Magari dai più dettagli. Il video che ha realizzato Massimo proprio sulla danza aerea della Musical Academy. Sì, nel video compaiono principalmente due attrezzi, il cerchio aereo e l'amaca, che sono appunto gli attrezzi che sono più alla portata di tutti. Sono attrezzi più semplici dove si possono fare pose statiche e non serve tanta forza. I tessuti non ci sono nel video e comunque il video è sulla pagina del Musical Art Academy, sì, Academy. E niente. Allora Federica, che è esperta
nel dare appuntamenti, Federica? Preparatissima. Preparatissima. Sì, anche ecco, con i numeri telefonici, un po' meno. Anche Valeria l'altro giorno, quando l'abbiamo avuta ospite, anche lei tentennava. Io assolutamente non li ricordo mai. Invece Federica è preparatissima. È vero, siamo in due a non ricordarci. Dacci gli appuntamenti, Federica, allora, i numeri. Allora, i numeri veramente non sì, ce l'ho, adesso lo adesso li diamo, sì, ce l'abbiamo. L'appuntamento con Silvia è il mercoledì e il venerdì dalle 18:30 alle 20 e un altro dalle 20 alle 21:30. Però prossimamente facciamo anche un altro open per tutti quelli che vogliono approcciare a questa arte, perché abbiamo fatto un open, è andato molto bene, e però c'è bisogno di farne un altro perché ci sono state molte richieste. Ecco, vedi Federica che tu sai tutto? Sa tutto, le so tutte io. E questo ci aiuta. Sì. Allora, per informazioni comunque, questo lo so io, 0744 1950 104 oppure 334 9802 716. Sei stata più brava di me. Hai visto come sono preparata? Molto più preparata. Quindi per informazioni riguardo alla danza in generale, ma poi conosceremo il settore danza. Tu Federica ti occupi di quale tipo di danza? Hip hop, quindi il settore hip hop. Adesso stiamo conoscendo con Silvia Miluzzi, che è davvero bella, davvero bella, complimenti. A Federica gliel'avevo già detto le altre volte, quindi stavolta ho conosciuto Silvia. Sono gelosa, eh? Sei gelosa? Allora, però all'inizio ho detto tutte e due belle, sì, bellissime. No, infatti va bene, ti perdono. Mi riprendo. Quindi Silvia ci ha illustrato un po' questo tipo di danza. Silvia, quando ci sono i corsi? I corsi, come ha detto anche Federica, appunto ci sono tutti i mercoledì e tutti i venerdì. Sono due lezioni, una perché dalle 6:30 alle 8 è una lezione un po' più spinta, quindi infatti ci sono molte ragazze giovani e prossimamente in questa lezione inseriremo anche i tessuti e il cerchio aereo. Invece nella lezione che va dalle 8 alle 9:30 è una lezione molto più basic, dove si fa proprio dalla base e ci sono molti più esercizi di stretching. La lezione ha un ritmo molto più lento e tranquillo e è solo amaca. Ok, quindi chiunque può iscriversi in qualsiasi momento? O è necessario farlo all'inizio dell'anno? No, si possono iscrivere in qualsiasi momento. Posso venire qua, le prime due prove comunque sono gratuite, quindi vi aspettiamo. Certo, è bellissima. Io davvero, poi andate a vedere il video che vi ha consigliato Silvia, perché è davvero bella, l'avrete sicuramente vista al circo. Ci sono queste ballerine che noi ignorantemente chiamiamo acrobate, ma non sono acrobate, sono ballerine. Sì. Ecco, atlete, no? Atlete. E che appunto fanno questa danza aerea meravigliosa, davvero scenografica. E quindi ripetiamo l'appuntamento ancora una volta per tutti coloro che fossero interessati. Poi io ricordo i numeri, chiedete di Valeria e alla Musical Academy e lei vi metterà in contatto poi con le docenti. Dicevo, Silvia, a chi consiglieresti questo tipo di disciplina? Consiglierei questo tipo di disciplina intanto a tutte le persone insicure, perché è una disciplina che ti mette veramente alla prova, perché superi i tuoi limiti, ci credo, limiti, le paure, e quindi sì, chiunque ha un po' di incertezza io lo farei. E poi lo consiglio a tutte le donne, perché in realtà il lavoro che poi finale, che viene fuori da tutti i corsi, saranno delle coreografie e molto molto femminili, perché poi alla fine si andrà a fare delle pose che portano fuori molta sensualità e femminilità che noi abbiamo dentro, e quindi sì, lo consiglio. Questo non voglio dire con questo che non possono farlo i maschietti, no, assolutamente, però alle donne lo consiglio in maniera particolare, sì. Bene, allora Silvia, chiunque fosse interessato, danza aerea, però ripetiamo dove possono andare a vedere questo video meraviglioso, dove balli tu, tra l'altro. Allora, possono andare sul sito Musical Academy, sulla pagina Facebook,
e trovare, scorrere un pochino, ma adesso l'abbiamo ripubblicato e quindi possono spingere direttamente play e godersi la Silvia. Ecco, perché è lei che balla in quel video, quindi è davvero una cosa meravigliosa. In realtà ero io. Ah, eri tu? Sì, 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 ero io e stavo lì, ballavo e quella non è Silvia, ma sono io, va. Federica, ti posso fare una domanda? Non mi fai. Tu hai mai fatto danza aerea? Allora, se, l'ultima, la prima volta sembrava un po' un kebab appeso, però sì, avevo approcciato un pochino, ma adesso rivado da Silvia e speriamo, ecco, di approcciare anche a quest'arte. Sì, però un pochino mi sono arrampicata, non... No, perché, perché le caratteristiche fisiche ce l'hai comunque, quindi voglio dire, la ballerina la fai, quindi non dovrebbe essere difficile per te. Ci si prova, ci si prova. No, 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 veramente adesso, a parte l'ironia che a me piace tanto, però dai, sono accettabile. Infatti, sì, sì, più sì, che accettabile. Poi lo dirà Silvia, lo dirà, dai. Ecco. Più che accettabile. Ecco, Silvia, la docente, come va questa allieva? Bene, bene, bene. Bravo, okay. Promette, una lieva promettente. Allora, Federica, vedremo anche te prossimamente in un video. Sì, sì, con l'altro istruttore anche, che tanto riveniamo in radio, io e Fabrizio, no, te lo ricordi? Sì, Fabrizio, certo, okay. Ma però in hip hop. È in hip hop. Io stavo parlando di un video di danza aerea. Oddio mio, sì, mi vedrete, no, certo, adesso lo faccio e lo posto subito. Bene, allora io aspetto Federica e Fabrizio per parlare di hip hop, invece saluto Silvia, Silvia Miluzzi, andate a vedere la sua performance, è bellissima, è davvero un video molto bello e io credo che invoglierà chiunque a venire a provare questa disciplina. Io vi ringrazio. In bocca al lupo, ragazze, e lunga vita al lupo. Lunga vita al lupo, è vero. Grazie, grazie a tutti e ciao a tutti, a chiunque ci ascolti. Ciao. 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 Bene, 18:21, abbiamo avuto ospite graditissime Federica Tini Brunozzi e Silvia Miluzzi. L'appuntamento è a prestissimo, anche per quanto riguarda me, domani naturalmente. Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino.